No. Diario personale. Sergente maggiore Michael Daly, esercito degli Stati Uniti. Sabato scorso, 23 ottobre, mentre eravamo diretti a West Stockbridge, il nostro Vertibird si è schiantato sul tetto di questo museo. Causa impulsi elettromagnetici dovuti a detonazione nucleare. Molteplici detonazioni. Da quel che so, si è trattato di un evento globale. Il copilota è morto all'impatto. Il pilota, gravemente ferito un giorno dopo. L'indomani, Flaherty e Kanawha sono stati uccisi da superstiti spaventati e disperati. Poi Prosnaski è scappato via. Non l'ho più rivisto. Adesso tocca a me disertare. Se questo concetto ha ancora un senso. Il nucleo di fusione della mia armatura è andato. Con esso la mia carriera di soldato. Andrò a Boston, a piedi, per scoprire se mia sorella è sopravvissuta. Ha un appartamento a Boylston Street. Michael Daly, chiudo. Buona fortuna. Dio benedica l'America. O quel che ne rimane. Quassù! Capo! C'è qualcuno quassù! Aspetta, c'è qualcosa. Perché non scendi? Facciamo quattro chiacchiere con i ragazzi. Forza, ho altro da fare. Qui non c'è niente. Forse ho trovato qualcosa. Ti sto aspettando, idiota! Forse non era. Forza, niente. Ho altro da fare. Sto aspettando, idiota! Ti sto aspettando, idiota!
Hai visto? Abbiamo compagnia. Prima o poi dovrai ricaricare. Per il Commonwealth! Forza, ho altro da fare! Calma! Sto aspettando, idiota! Forza, ho altro da fare. Ecco. Forza, vediamo che non ce ne siano altri. Credo di aver sentito qualcosa. Ti sto aspettando, idiota! Fuoco! Non sai fare di meglio? Ti sto aspettando, idiota! Di giocare, eh? Se la sono fatta sotto. Hai visto? Ti sto aspettando, idiota!
qualcosa. Dove sono?